Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Placcato Righetti, perché diciamo la conferenza stampa inizia tra un minuto. E il governo dice che si dice pronto ad andare direttamente in aula con il testo, diciamo accusando in qualche modo di fare ostruzionismo. È una strada percorribile? Ma non è affatto vero. Io vengo dalla Camera dei Deputati, c'è stato un ufficio di presidenza della Commissione. Con grande serenità il governo ha riaggiornato l'ufficio di presidenza, la commissione stessa. È da giovedì che siamo lì dentro, non abbiamo approvato un emendamento senza che nessuno... Fonti del Ministero, se il Parlamento ritenesse di non modificare la manovra, per il MEF va bene quella approvata nel CTM. Ma segnalo che è Giorgetti che ha presentato 5 maxi che contengono 100 emendamenti, non Azione. Cioè il governo ha fatto le seguenti cose: c'è un testo base di Palazzo Chigi, poi Giorgetti si è presentato, come voi avete raccontato, con 100 emendamenti che hanno aperto i subemendamenti. Ora vogliono andare col testo base? Perché nel testo base c'era il POS. Tra alcuni degli emendamenti danno ragione a voi, tipo la vicenda del ma POS, sono in confusione totale. Qual è la verità? Che siccome le opposizioni sono lì buone, che fanno le notti in commissione, che hanno presentato in tutto noi 40 emendamenti, il problema è in maggioranza. C'è chi dice che ci siano trattative su ulteriori interventi, addirittura su condoni. Ma che gioco è? È il 20 di dicembre, non abbiamo provato nulla. Ci siamo alzati, dopo aver fatto il nostro lavoro di notte, di giorno, in aula, veniamo a denunciarlo ai giornali. Perché la maggioranza e il governo hanno il dovere di dire agli italiani cosa, come vogliono procedere. Perché vogliono andare in aula col testo base. Ma potreste fare ostruzionismo in aula fino al rischio dell'esercizio provvisorio? Questo è il punto. Ma nessuno fa ostruzionismo, se lo fanno da soli. Questo è il giochino che stanno raccontando. Le opposizioni ci vogliono mandare in esercizio provvisorio. Può qualcuno, non so se in studio, rispondere a questa domanda? Quanti emendamenti o articoli di proposta del governo sono stati bocciati? Neanche uno. Approvati? Neanche uno. Sono un'ottantina delle opposizioni sono state votate. Ma bocciate. Perché mancano i loro? Manca la maggioranza, mancano i loro. Non c'è un emendamento dei relatori. Cioè, ma qui io non l'ho mai vista. Sono molto giovane, lei Sapino lo sa. Sono la terza legislatura. Non ho mai visto in vita mia, al 20 di dicembre, non aver approvato nulla e dire siamo a rischio di esercizio provvisorio. Per chi? Per le opposizioni. Allora lo dico in studio, se buone, qualcuno di voi ha la domanda per Righetti, ora o mai più? Grazie. Se n'è andato, è già scappato. Però la questione che pone Righetti